Allora, eccomi qua, amici. Benvenuti sul mio canale YouTube e nella mia casa. No, non è che mi sono tagliati i capelli, ho semplicemente fatto il codino, però spero da lunedì di tornare dalla mia parrucchiera e dare una aggiustatina ai capelli. Però non sono male nemmeno così, con la brutta occasione. Speriamo che passi presto. E ho fatto allungare un pochino i capelli così magari cambio look. Bene, ora vediamoci questa ricetta. Bene, sì, sono passata in Sicilia e avevo già fatto una prova con le brioche col tuppo. Sapete che tuppo significa? Ho studiato, adesso le mie amiche siciliane spero che non mi contraddicono. È lo scignone si fanno in testa, si facevano le donne prima, così. Quindi è quello chignon. Invece la mia amichettina ha detto che il tuppo che è il primo ad essere staccato dalla brioche e intinto, scusate il rumore, la finestra aperta, e intinto nel gelato, nella granita. Ci sono diverse interpretazioni. Quindi ho provato a fare queste brioche, le prime sono venute, diciamo così così, e adesso ho riprovato. Sempre guardando la ricetta sia di Tina che di La magica cucina di Luisa, quindi di Luisa Bertolino. Ho fatto una via di mezzo, diciamo. Vediamo che ne esce fuori. Seguitemi. Eccoci qua, ho preparato tutti gli ingredienti, vedete i due tipi di farina, sto usando la farina del Molino Cipolla. E poi invece della vanillina ho messo, siccome mi era avanzata ancora una bacca di vaniglia dalle colombe, quindi userò la bacca di vaniglia, userò lo strutto invece dell'olio. L'arancio in questo periodo non c'è un arancio bio, non ce l'ho, quindi metterò un po' di estratto. Allora, comincio a mettere nella planetaria il latte che ho appena sebidito perché era in frigo. Ci metto la pasta madre a pezzettini. Ok, quindi direttamente nella planetaria. Come vi ho detto, la ricetta dell'amica Tina che fa parte del gruppo Nuvola. L'ho studiata un pochino, l'ho provata e quindi ho fatto soltanto dei piccoli cambiamenti, ma questo perché magari si usa un altro tipo di farina, ad esempio il latte ne ho messo un pochino di meno. Poi ho guardato anche la ricetta di Luisa, perché sono due amiche siciliane, quindi sono ricette siciliane, però diciamo che si scosta di poco tra l'una e l'altra. Metto lo strutto perché nella ricetta originale ci va lo strutto. Se non ce l'avete potete usare l'olio. Io metto la foglia per far sciogliere il tutto, poi alla fine metterò il gancio per incordare. Allora aggiungo la farina, i due tipi di farina, quindi sto usando una farina 00 con 13 di proteine e un'altra 0. Sempre del Molino Cipolla che sono 12 proteine. Faccio girare per amalgamare e poi piano piano mi aggiungo tutto il resto degli ingredienti. Tina, nella ricetta di Tina mette un uovo, mentre lui se ne mette due. Io allora ho preso due, siccome ce l'ho le uova delle mie gallinelle, ne ho preso due piccoline, quindi ho fatto una via di mezzo. E poi servirà naturalmente un altro tuorlo per spennellare alla fine, ma questo lo vediamo dopo. Allora, intanto che metto gli ingredienti, volevo dirvi per rispondere a dei miei iscritti, sì, avevo aperto la pagina, l'avevo riaperta, qui sto mettendo il sale, però è successo un impiccio con Facebook.
C'è stato un problema, adesso non sto qui a spiegarvi. Qui vedete, sto mettendo gli aromi, sto mettendo la buccia grattugiata del limone. E quindi, ritornando alla pagina, l'ho dovuta chiudere perché mi stavano ritirando dei soldi per una pubblicità che io non lo so, forse mi era scappato il dito, non lo so. Ho combinato un po' un casino e l'ho dovuta richiudere. Quindi, vediamo in seguito se riesco magari a riaprirne una nuova, ma non lo so. Allora, qui avete visto, ho messo la bacca di vaniglia che ho sciolto, cioè i semi della bacca di vaniglia che ho sciolto dentro un po' di miele, un cucchiaino di miele. Poi ho messo mezza fialetta di estratto per non dare troppo il sapore troppo forte, però se avete un arancio bio sarebbe meglio un bel arancio grattugiare la buccia. Ok. Allora, vedete, all'inizio si presenta così l'impasto, un pochino non amalgamato, diciamo. Calcolate che c'è la presenza dello strutto, non del burro, che il burro magari lega un pochino di più. Però ecco, poi con il gancio ho portato ad incordatura, quindi ho fatto girare altri 10 minuti dopo la prima girata iniziale. Ho versato sul piano di lavoro, ecco qua, vediamo se riesco a fare qualche piega, così, slap and fold. Rimane un pochino appiccicoso, ma non importa. Al limite mettete un po' di burro sulle mani sul piano di lavoro. E dopo aver fatto qualche piega lo pigliamo e lo mettiamo dentro la ciotola. Oh, scusatemi la mia pronuncia prettamente romanesca, però d'altra parte è così. Anzi, sul web si sente di peggio, devo dire, però è anche simpatica questa caratteristica, no? Che ne dite? Allora, copro con la pellicola e lascio lievitare. Allora, io ho lasciato, siccome ho fatto l'impasto la sera, ho lasciato fino alla mattina, quindi sono state all'incirca 7 ore, forse anche qualcosa di più. Scusate i suoni, qui mi squilla di tutto. E scusatemi anche il microfono perché non riesco a trovare un microfono decente. Anche questo, ho rimesso il microfono di prima, fa un po' di rumore. Allora, dicevo, diciamo che ha lievitato intorno alle 7 ore. Voi se fate l'impasto la mattina, invece del pomeriggio come ho fatto io, magari riuscite in serata a formare le brioche. È cresciuto bene, avete visto? Non fa proprio moltissimo, tantissimo caldo, altrimenti avrei dovuto mettere in frigo. L'ho controllato, diciamo, tardissimo, visto che stava bene, l'ho lasciato a temperatura ambiente. Però regolatevi, se fa tanto caldo potete anche fare una maturazione in frigo. Almeno credo, poi chiediamo a Tina che è più esperta di me con queste brioche. Ok, allungo un pochino l'impasto così e vado a fare le pezzature. Allora, le pezzature, diciamo, di una brioche media, perché poi va a gusti, potete farle anche giganti, sono di 80 grammi. E di 12 il tuppo che va sopra, scusatemi la voce. Quindi io mi peso tutti i pezzi, però diciamo che se è 82, se è 79 grammi è lo stesso, non è che dovete impazzire per centrare proprio gli 80 grammi precisi, almeno io ho fatto così. E me ne sono venute fuori 11 invece di 12, però dipende dagli ingredienti che avete visto, ho cambiato qualcosa, quindi ho messo meno latte, ecco perché. Allora, poi arrotondo, avete visto, adesso vi faccio vedere qui un po' velocizzato, vi faccio vedere meglio più lentamente. Piego, formo, vedete, la palletta, diciamo, il panetto, come si fa con la pizza, poi l'arrotondo, la pirlo. Quindi mi formo prima tutte le brioche così, ecco qua. Seguitemi un pochino, pochissima farina sotto, proprio per non far attaccare le mani, perché è molto morbido l'impasto, ma deve essere così, così sono più soffici. Ecco, qui vedete meglio, più lentamente, le pirlo così. Le preparo tutte.
Ok, sono profumatissime già, ancora prima di cuocerle. E poi pillo anche i pezzettini che ho preparato, di 12 grammi, anche 13, eh. Troppa farina, meglio metterne di meno. Beh, certo, questi sono piccolini, un po' più difficile. Poi quando vanno inseriti, vanno un pochino allungati a mo' di chiodo. Faccio un bel buco. Quasi, quasi apro la ciambella e lo infilo dentro. Ecco qua. E io direi che sono pronte per la seconda lievitazione, perché queste adesso vanno, vi faccio vedere, vanno messe ancora a lievitare. Vi faccio vedere ancora un altro pezzettino. Ok, e sì, in effetti sembra proprio uno chignon, le donne di prima che si facevano quella cipolla rotonda con lo chignon al centro, con il tuppo proprio. Allora, le ho coperte con la velina e le lascio lievitare, io penso altre 2 ore, vediamo, seguiamo insieme la lievitazione. Allora, sono passate all'incirca 2 ore, vedete si sono gonfiate, adesso intanto che porto il forno a temperatura a 170 gradi, le spennello con l'uovo, non l'uovo, scusate, il tuorlo, con un po' di latte, le do una bella spennellata così rimangono lucide, e poi in forno. Il forno, come ho detto prima, a 170 gradi, il tempo all'incirca 25 minuti. Io ho messo il timer, vedete come si stanno gonfiando benissimo. Belle, veramente belle. Le prime non mi erano venute così, ho migliorato molto l'esecuzione della ricetta. Eccole qua, mamma mia, che profumino! Un profumino. Queste naturalmente andrebbero mangiate calde. Però poi se si freddano le possiamo anche infilare un attimo dentro il forno, eh. Ho mandato mio marito di corsa a prendere il gelato e guardate che morbidezza. Belle, bellissime, veramente belle. Apriamo. Ah, il tuppo si toglie per primo, così mi ha detto Tina. E si intinge nel gelato, nella granita, il primo ad essere mangiato. È morbidissima, guardate, molto, molto ben alveolata anche, quindi ho centrato in pieno la lievitazione. È arrivato il gelato. I bar sono ancora chiusi, quindi volevo anche la panna, ma non c'era. Ci arrangiamo così. Abbiamo messo la nocciola e la crema. Anche la cassata non ce l'avevano, ma poi li rifaremo e miglioreremo. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Io corro a mangiare. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.